Ciao a tutti, in amore evita di illuderti. Uno degli errori principali che spesso le persone fanno in amore è proprio quello di illudersi. Cosa significa illudersi in amore? Significa proiettare ciò che abbiamo dentro di noi sull'altra persona. Cioè, capita un meccanismo strano per cui noi siamo coinvolti dall'altra persona. E automaticamente tendiamo a pensare che anche l'altra persona sia coinvolta con noi. Noi amiamo l'altra persona e automaticamente siamo portati a pensare che anche l'altra persona ci ami. Questo è un meccanismo proiettivo che serve a giustificare, dei comportamenti che l'altra persona può mettere in atto nei nostri confronti, che non sono magari comportamenti, così, diciamo, amorevoli, eppure, siccome noi amiamo, tendiamo a non percepirli. Un po' come dire, quando si ama non si ragiona, quando si odia si ragiona, ma quando si ama non si ragiona. Come dicevano le nostre nonne, se sei innamorato hai le fette di prosciutto sugli occhi. Ma in realtà questo è proprio un meccanismo proiettivo che si manifesta molto spesso. E questo è un qualcosa di abbastanza negativo, di abbastanza nefasto, perché tendiamo a giustificare anche dei torti ricevuti dalla persona con la quale interagiamo. È come un po' se il nostro amore, come un'energia che va a prendere anche l'altra persona. E non ci rendiamo conto magari di tante cose, oppure diciamo che amplifichiamo delle cose che in realtà non sussistono. Questo dipende un po' poi da quelli che sono i nostri turbamenti. Per dire, se ho un turbamento sul tradimento, tenderò a vedere in ogni azione che l'altra persona fa come dire, un segno del suo tradimento. Telefona a un'amica, ah, quella è una troia disgraziata ruffiana che starà combinando, diciamo, un truschino per far incontrare mia moglie, la mia fidanzata, col suo amante. Oppure, che ne so, mia moglie va dal parrucchiere, avrà una tresca, diciamo uno sgabuzzone del parrucchiere con il garzone, io non so, per fare un esempio. Quindi tendiamo ad amplificare moltissimo dei comportamenti, cioè tendiamo ad andare a vedere ciò che vogliamo vedere fondamentalmente, questo in un senso o nell'altro. Cioè potremmo dire che l'innamoramento è una forma, potremmo dire, di delirio fondamentalmente. E vale anche il contrario, alle volte magari se noi siamo ipnotizzati dall'idea che il nostro compagno o la nostra compagna sia fedele, ci può pure fare le corna sotto il naso che non ce ne accorgiamo, non le vediamo neanche, possono portarci le prove, può venire uno e dire guarda che ho visto tua moglie, la tua fidanzata con quel tizio là, dirò che non è vero, che eri tu che te la volevi fare e allora siccome invece lei è fedele e non c'è stata, ora tu vuoi vendicarti di lei e seminare zizzanie tra noi. Quindi dobbiamo renderci conto di questo, che nel momento in cui siamo coinvolti non vediamo più la realtà per quello che è, fondamentalmente. E quindi ci creiamo delle illusioni, in un senso o nell'altro. Ci sono persone, io ad esempio sento spesso delle persone magari in consulenza che mi dicono. Cioè, descrivono delle situazioni paradossali in cui, dire, la relazione di fatto non sussiste perché si tratta magari di qualche messaggio, persone che si fanno sentire saltuariamente o che vedono saltuariamente. Loro credono che questa persona qua sia innamorata, che questa persona qua sia coinvolta. Non si rendono conto che è una pura finzione, diciamo, che si stanno creando, come dire, una pura illusione, come se entrassero dentro una sorta di incantesimo. Quindi dobbiamo evitare di illuderci in amore e cercare di restare il più possibile a contatto con la realtà. Restare con la realtà vorrebbe dire restare a contatto con i dati oggettivi. Certo è che questi dati vengono spesso stravolti e per cui poi, dopo un po', le persone dopo un po' non si rendono conto che sono entrati in una realtà virtuale. Questa realtà gli sembra praticamente l'unica realtà possibile. Ecco quindi che se noi vogliamo liberarci da questo incantesimo, uscire fuori da questo incantesimo, dovremmo riacquistare la nostra indipendenza emotiva, indipendenza affettiva.
cioè essere indipendenti da questa energia dell'amore. È bello vivere l'amore, ma non possiamo, non gestire questa emozione. Per questa emozione è come se fosse un'energia. L'energia va gestita, se non la gestisci rischi di far male. L'energia elettrica, se non sai gestirla, ti può far male. L'energia nucleare, se non sai gestirla, diventa deleteria. E quindi cosa significa imparare a gestire l'energia dell'innamoramento? Beh, intanto, come dire, prima di coinvolgersi, perché poi una volta che uno si è coinvolto è difficile venirne fuori, cioè si può venirne fuori, ma è molto difficile, è un po' come dire, quando hai l'ascesso in bocca è difficile curare il dente in quel momento lì, devi prima farti la cura di antibiotici, farti passare l'ascesso, poi dopo si potrà curare il dente. Il discorso è evitare di arrivare ad avere l'ascesso. Per evitare di arrivare ad avere l'ascesso, bisogna in prima istanza, quando si interagisce con una persona e quindi non si è ancora coinvolti, prendere subito atto dei comportamenti che mette in atto questa persona. Nel momento in cui mette in atto dei comportamenti che non ci piacciono, che non vanno bene, eccetera, eccetera, rendersene perlomeno conto. Il fatto di rendersene già conto e quando non si è coinvolti innesca automaticamente dei meccanismi difensivi che tutti noi abbiamo che ci impediscono di coinvolgerci. È ovvio che in parallelo a questo dobbiamo, nel momento in cui capiamo che stiamo per coinvolgerci, sentiamo, diciamo, un'attrazione, ma vediamo contemporaneamente dei comportamenti che non ci piacciono, dobbiamo, imparare a procurarci altre tensioni emozionali. Potremmo dire delle controtensioni, perché noi siamo coinvolti con una persona quando questa persona qua ci eroga delle tensioni emotive. Se noi vogliamo evitare che queste tensioni emotive ci portino all'innamoramento, dobbiamo erogarci delle controtensioni, cioè andare a trovare altre sorgenti, altri bersagli che ci eroghino tensioni emozionali, perché poi la parte emotiva va alla ricerca di tensioni. Ma questo è un qualcosa che dobbiamo fare prima di prima che la nostra parte logico-razionale sia completamente destrutturata, prima di essere entrati in questa sorta di incantesimo, perché se cerchiamo di farlo dopo, poi sarà più difficile. Dopo, poi ci innescheremo meccanismi di sofferenza, perché comunque la nostra parte soffrirà, ma avremo la difficoltà a uscirne fuori, a venirne fuori. Allora, dopo sarà necessario essere aiutati da qualcuno che in qualche modo possa erogarci delle emozioni, possa aiutarci a trovare una strada per uscirne fuori, altrimenti si rischia di perdere, di dissipare, per così dire, il bene più prezioso che abbiamo. Un altro faro guida, un altro faro illuminante è proprio quello della sofferenza. Nel momento in cui ti rendi conto che dall'inizio si sta vivendo una forma di sofferenza, perché, che ne so, tu vorresti delle cose, ambiresti a un certo tipo di relazione e questa relazione non si verifica. Allora devi renderti conto necessariamente che diciamo, questa relazione che tu stai portando avanti non è una relazione d'amore. Puoi dare tutti i nomi che vuoi, potrebbe essere una relazione di dipendenza, potrebbe essere una relazione di compensazione nevrotica, potrebbe essere una relazione di qualunque tipo, ma sicuramente non sarà una relazione d'amore, perché la relazione d'amore non prevede il tormento, non prevede la sofferenza. E in realtà spesso invece noi crediamo questo, è un'altra illusione, crediamo che le pene d'amore siano indice del fatto che siamo innamorati, cioè soffro tantissimo, allora sono innamorato. No, soffro tantissimo, sei un coglione che, diciamo, si è coinvolto su una persona che non ti sta dando piacere, ma ti sta dando sofferenza, ti stai semplicemente nutrendo di sofferenza, ti stai mangiando le polpette avvelenate, quindi devi passare dalla merda al risotto, ma per passare dalla merda al risotto devi autosomministrarti delle controtensioni. Questo è l'unico sistema, se non ti somministri, cioè, i sistemi sono due, meccanismi di difesa più controtensioni. Controtensione vuol dire, ad esempio, e poi insegnare alla parte emotiva a coinvolgere le altre persone. Un'altra fonte di nutrimento emotivo che sarebbe utile sviluppare è nutrirsi del fatto che coinvolgiamo qualcuno. Questo è soprattutto nutrirsi del fatto che stiamo coinvolgendo la persona che ci fa soffrire. Ecco, questa è un'altra fonte di tensione emotiva da non sottovalutare che possiamo utilizzare. Però è evidente che per utilizzare questa forma di controtensione dobbiamo far leva sull'amore che abbiamo per noi stessi. Soltanto se amiamo veramente noi stessi possiamo iniziare a godere del fatto di coinvolgere. Altrimenti non riusciremo a fare questo. Quindi i pilastri fondamentalmente sono tre che abbiamo per uscire fuori da questi meccanismi. Uno è i meccanismi di difesa e possiamo attivarli soltanto se
siamo coinvolti, se non siamo ancora coinvolti e ci rendiamo conto dei comportamenti che non ci piacciono dall'inizio. E quindi andare ad analizzare questi comportamenti, andare a sviscerarli, come dire, sento un leggero mal di denti, allora andiamo a amplificare un po', facciamolo sentire più forte questo mal di denti, così mi curerò, senza aspettare che mi arrivi l'ascesso. E quello è quello che dobbiamo fare, nel momento in cui vado ad amplificare, a ripetermi, guarda che quella lì è una stronza, sta facendo questo, questo e quest'altro, automaticamente innesco del meccanismo di difesa. Questo è il primo modo. Il secondo modo, che ovviamente poi si possono usare tutti in parallelo, è quello di andarci a erogare delle controtensioni. Controtensione vuol dire vado a coinvolgermi in un'altra situazione, qualunque essa sia, una qualunque cosa che mi dia emozione, in modo tale che una parte del, diciamo, dell'energia viene canalizzata su altro, quindi non sarà l'unica fonte di appagamento che mi genera delle tensioni di sofferenza, cioè la persona con la quale interagisco, ma ne troverò un'altra. E poi la terza, che posso usare in parallelo, è proprio godere del fatto di riuscire a coinvolgere, quindi nutrirmi dell'emozione, non della polpetta avvelenata, ma del fatto che io riesco a coinvolgere. E allora godo del fatto di riuscire a applicare, ad esempio, le tecniche di seduzione. Ma il punto di partenza è che se soffri non è amore, questo è un dato di fatto. Io leggo amare o soffrire, no, amare non è soffrire, se soffri non si ama, non ha nessun senso, è proprio il contrario, è come dire la sofferenza e l'amore sono come la merda e il risotto, diciamo così, e la sofferenza è la merda, l'amore è il risotto, e non si possono mischiare, perché basta un po' di merda per inquinarmi tutto il risotto, di fatto, perché tu mangeresti cioè un risotto molto buono con un po' di merda dentro? No, perché quel poco di merda ti ha inquinato tutto il resto, quindi dobbiamo tenere presente questo è veramente fondamentale, di fondamentale importanza. Amare non è soffrire, se pensi che amare sia soffrire, sei fuori rotta, completamente in una situazione assurda. Infatti, se volessi approfondire questo discorso, capire come sganciarsi dalle persone che ti fanno soffrire, coinvolgere le persone che invece desideri, puoi partecipare a questo seminario che farò venerdì 21 aprile a Torino, dal titolo Se soffri non è amore, come coinvolgere le persone che ti interessano, è fondamentale. I metodi più o meno li ho elencati in qualche modo, si tratta ovviamente di trovare poi per approfondirli, però spero di averti dato delle indicazioni. Comunque, l'approfondimento è venerdì 21 aprile a Torino alle 20:45. Presso Educatore della Provvidenza, 21 aprile 2017, ovviamente il riferimento è sempre al 333 1511 703 e comunque trovi tutta l'info nel box. Per cui niente, se vuoi capire questi meccanismi puoi partecipare a questo evento venerdì 21 aprile. Ti ricordo inoltre che se ti iscriverai al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi di seduzione gratuiti con me, di istruzione e di gestione delle emozioni, che potrà decidere se fare dal vivo o via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!